GF, il bacio tra Marco e Alessia, la Di Benedetto rientrerà in casa? L'annuncio. Il bacio tra Marco e Alessia fa sognare, Paola e Monte si sono lasciati, nuovo confronto per Gentili? Gli equilibri della casa del Grande Fratello 15 potrebbero presto alterarsi in seguito ad alcune vicende che sono avvenute nell'ultima settimana di convivenza tra i concorrenti del reality show condotto da Barbara D'Urso. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito all'avvicinamento tra Alessia Prete e Marco Gentili, quest'ultimo, come già ben sappiamo, è l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018. Il rapporto tra Marco e Paola potrebbe nuovamente essere discusso, scopriamo per quale motivo. Grande Fratello News, Alessia Prete e Marco Gentili, bacio passionale. Il bacio tra Alessia Prete e Marco Gentili è stato tanto atteso dallo stesso pubblico del reality show, il quale ha ripetutamente evidenziato sul web il particolare avvicinamento tra i due ragazzi. Alessia e Marco hanno intrapreso un importante percorso all'interno della casa di Cinecittà e, a quanto pare, sarebbero determinati nel vivere le proprie emozioni alla luce del sole. A stravolgere tutti i piani, però, potrebbe essere l'ex fidanzata di Marco, Paola Di Benedetto, la quale ha già varcato una volta la porta rossa della casa per chiarire pubblicamente la fine della sua relazione con Gentili. Ma che è una novità, l'ex naufraga che ha interrotto la storia d'amore con Marco prima della partenza per l'Honduras è divenuta nuovamente single. Francesco Monte e Paola Di Benedetto non stanno più insieme, lo ha dichiarato pubblicamente la ragazza. Tale scelta potrebbe presto influenzare il percorso di Marco nella casa del Grande Fratello in relazione alla nuova conoscenza con Alessia Prete. Paola e Monte non stanno più insieme, l'avviso della D'Urso, Paola rientrerà in casa? La permanenza di Marco nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe complicarsi più del previsto. La conduttrice televisiva, venuta a conoscenza della fine della relazione tra Paola e Francesco, ha fatto sapere di voler annunciare a Gentili la notizia. In seguito a questa novità, alcune indiscrezioni preannunciano che la ragazza potrebbe rientrare in casa per un nuovo confronto con il suo ex fidanzato. Cosa succederà? Come si evolverà la situazione tra Marco e Alessia? Intanto il bacio tra Marco e Alessia ha fatto sognare il pubblico. Si è trattato di un bacio molto passionale che ha lasciato senza parole gran parte dei telespettatori, i quali sono a favore della possibile nascita di questa nuova coppia.